Il trofeo Kawasaki ZX4RR è approdato nel weekend del 25-26 giugno al Piero Taruffi di Vallelunga, dove le Verdone si sono date appuntamento per la seconda gara dell'anno. A Misano, per la premiere del neonato trofeo, avevamo assistito a 10 tiratissimi giri, dove ad avere la meglio era stato il sudafricano Van Rensburg. I piloti italiani sono stati chiamati a Vallelunga a dare segni di grinta sportiva e già dalle qualifiche romane è arrivato un segnale forte dalla compagine tricolore. Amici di Corse di Moto TV, secondo appuntamento del 2024 per il neonato trofeo Kawasaki ZX4RR, nuova gara, nuovo pole, Samuel Trecani. Ciao Samuel. Ciao a tutti. Allora, il crono 1:47.307 farà sì che domani partirai, come dicono quelli un po' antichi, al palo, ma soprattutto 10 punti della pole che ti rilanciano già in classifica prima ancora di iniziare la gara, quindi doppia soddisfazione. Sì, assolutamente sì. Come ti trovi con questa Kawasaki? Perché già a Misano, insomma, avevi fornito ottime prestazioni, però qui pole position, ricordiamolo, ci sono piloti come il sudafricano Van Rensburg, c'è Garcia, c'è Goretti, insomma c'è un bel parterre, quindi ti stai trovando bene, ti sei trovato bene a Misano e anche a Vallelunga. Quali sono i punti che ti vengono meglio, i settori che sono più tuoi amici qui a Vallelunga? Allora, innanzitutto c'ho un feeling assurdo, infatti grazie a tutto il team perché la moto è assolutamente perfetta e a posto così, cioè. E quando Samuel c'è feeling e si pilota una moto è ovvio che poi i risultati fluiscano naturalmente. Il team è ovviamente il BBR Corse, noi con Samuel ci vediamo poi sullo starting grid della domenica, goditi la premiazione della pole position e goditi il fantastico trofeo che Kawasaki ha pensato per te. Ciao, in bocca al lupo per domani. Crepi il lupo. È vero che la pole position qui a Vallelunga nel secondo round del trofeo Kawasaki ZX4RR è stata fatta segnare da Trecani, ma Goretti, secondo Misano e secondo le qualifiche, con gli 8 punti si presenterà in griglia per la gara di domenica, leader del campionato. Quindi comunque una bella soddisfazione, Diego. Dai, bello, siamo competitivi, quello è l'importante. Peccato, mi sarebbe piaciuto partire in pole position, però dai, va bene così perché comunque sono punti ottimi per il campionato, come dici tu. E niente, vediamo domani. So che sarà sicuramente una gara combattutissima perché siamo tutti vicini e conterà tanto la testa durante la gara, quindi non strafare troppo e dai, vediamo come andrà. Poi Diego, me lo confermerai tu che su questa moto insomma ci stai in sella. Van Rensburg, grande protagonista con te a Misano, con Garcia velocissimo nelle prove, qui diciamo si sono un po' rimescolate le carte nonostante tu sia ancora davanti, quindi un campionato che è avvincente anche perché insomma non è scontato. Sì, il campionato è super aperto perché comunque sono tutti piloti fortissimi, come ti dicevo siamo tutti vicinissimi e ecco, Vallelunga è tanto differente a mio parere rispetto a Misano, quindi per questo magari si vede un po' più di differenza tra i piloti, però è perché è una pista completamente differente secondo me. E noi, ecco, io e la squadra abbiamo fatto un grandissimo lavoro e siamo riusciti a essere competitivi anche qui, quindi in piste diverse siamo comunque lì davanti e mi fa piacere. In bocca al lupo per la gara a te e all'SM Racing. Grazie mille. Il poleman Samuel Trecani, oltre a incamerare i punti destinati al pilota più veloce delle prove, ha ricevuto dalle mani di Riccardo Drisaldi il trofeo dedicato a Ivo Odasso, il fondatore di Plastic Bike, venuto a mancare qualche giorno prima della trasferta di Vallelunga. Un tributo questo fatto con tutto il cuore da parte dell'intero staff del trofeo Kawasaki ZX4RR. Alle spalle di Trecani si sono qualificati in prima fila Goretti e Garcia, mentre si sono assicurati quarta, quinta e sesta piazza dello starting grid Brianti, Arnaud e Ferrazza. Andrea, buongiorno a tutti gli amici motociclisti e in questo caso anche kawasakisti. Siamo sulla griglia con Riccardo Drisaldi, organizzatore o facente parte dell'organizzazione del trofeo Kawasaki. Riccardo, seconda gara qui dell'anno per il neonato trofeo Kawasaki ZX4RR. Ci sono tutti gli elementi per vedere una gara veramente adrenalinica. Sì, i ragazzi hanno fatto un ottimo setup per questo secondo round, hanno preso conoscenza della moto, adesso abbiamo visto che abbiamo avuto dei tempi sul giro molto molto interessanti e crediamo che con 4-5 piloti che girano sugli stessi tempi sarà come la gara di Misano, una bellissima gara. Grazie Riccardo, lo lasciamo andare perché deve scappare in cabina di commento, andiamo dal poleman. Samuel Trecani che col tempo di 1:47.307 Team BBR Corse parte dalla pole position. Samuel, un bel podio a Misano,
qui una bella pole, quindi ci sono tutti gli elementi per fare una gara d'attacco e soprattutto soddisfacente. Sì, proprio così e si vedrà. Bocca al lupo, si sta concentrando Samuel Treccani. Andiamo dall'SM Racing con Diego Goretti, che con gli 8 punti della seconda posizione in qualifica parte per questa gara da leader con un punto di vantaggio su Van Rensburg. Un bel podio per te a Misano e qui una prima fila che promette battaglia. Sì, siamo abbastanza competitivi, sarà sicuramente una gara molto complicata, quindi diciamo è tanto lunga, quindi dobbiamo gestire bene le gomme con il caldo e vedere come si comporta la moto, però dai, spero in una bella gara e darò il massimo. In bocca al lupo anche a Diego Goretti. Andiamo sulla terza piazzola dello schieramento, dove c'è Paolo Grassia, primo poleman del trofeo. Paolo infatti partiva dalla pole position a Misano, poi una toccata l'ha privato di un bel risultato. Qui Paolo si riparte con una prima fila e soprattutto con la voglia di fare bene. Sì, sicuramente cercheremo di fare il meglio, dobbiamo scontare un long lap per la caduta di Misano, quindi c'è da recuperare, daremo il massimo e cercheremo di giocarcela con i primi. Semaforo rosso che si spegne adesso e parte il secondo round del trofeo Kawasaki ZX4RR qui a Vallelunga. È scattato bene il poleman Samuel Treccani, mentre là dietro Brianti ci prova subito al tornantino su Diego Goretti, mentre alle loro spalle lo vedete Paolo Grassia, che però, come diceva nell'intervista sulla griglia, dovrà scontare un long lap penalty, mentre il terzetto esplosivo di testa torna verso il curvone con Goretti davanti a Treccani, Brianti, ma sono veramente raccolti di un fazzoletto i tre protagonisti di questo evento romano qui a Vallelunga, con Treccani, Goretti e il rientrante Thomas Brianti. Adesso si aprono qui alla staccata del Cimini con Treccani ancora a fare il ritmo. Brianti adesso lo sta puntando in maniera minacciosa, si apre una ventaglia alla Campagnano, ci prova Goretti a fregare sia Treccani che Brianti, non ce la fa, ma attenzione, largo Treccani, allora si infilano Goretti e Brianti. Mamma mia, ancora al Cimini, che rischio per Goretti, che va a frenare con la moto sull'erba, una sbandata al posteriore gli fa perdere spazio, il contatto con i primi due, Treccani davanti a Brianti, Torrentino, Treccani un po' largo, Brianti si affaccia all'interno e là dietro la scivolata di Goretti, non ci voleva per Diego Goretti la scivolata a pochi chilometri dal traguardo. E ora ultimissimo giro con Treccani che prova a difendere su Brianti, ma Brianti con una staccata imperiosa si infila e va ad involarsi verso la bandiera a scacchi, vince al rientro dopo quasi 2 anni di assenza Thomas Brianti davanti a Treccani. E Goretti, bravissimo, è riuscito a chiudere comunque terzo. Viene festeggiato chiaramente Thomas Brianti, Brianti, Treccani, Goretti, subito fuori dal podio, Van Rensburg, classifica 54 punti per Goretti, 52 Treccani, andiamo al parco chiuso. È bello ritrovarti in pista Thomas, dopo anni di assenza, torni, primo posto, ho visto tanta commozione anche. Sì, primo posto dopo un anno e mezzo di stop, sinceramente non mi aspettavo neanche di tornare, ma tornare così dà ancora più soddisfazione, sono molto contento, ringrazio chi sta credendo in me in questo momento e spero che continui a farlo, perché se continuiamo così andiamo per le lunghe. Bravo Thomas, davvero, bravo Thomas, andiamo. Filippo, mi senti? Sì. Mi riagganci Thomas, che domanda gli vuoi fare? Gli voglio chiedere... Aspetta, abbiamo una domanda da Riccardo Drisaldi. No, voglio chiedere a Thomas se veramente si è divertito. Allora, Riccardo chiede, ti sei veramente divertito? Sì, mi sono molto divertito, poi è stata una bella gara combattuta e me la sono studiata, perché vedevo che erano un po', non dico al limite, ma stavano spingendo sempre, ho detto sto dietro, sto calmo, come leggo un giro alla fine attacco, e così abbiamo fatto, mi sono divertito da matti. Bravo Thomas, spero di avere soddisfatto la tua curiosità Riccardo. Perfetto, ma siamo già col secondo classificato. E anche grazie a lui che abbiamo vissuto questi 10 giri adrenalinici, perché hai tenuto duro veramente fino a pochi chilometri alla fine, Samuel. Sì, peccato perché all'ultimo giro ho sbagliato 2 volte marcia e quindi mi ha passato, però va benissimo così. Bravo, bravo Samuel, che con 52 punti comunque conquista la seconda posizione in classifica. Un po' sfortunato Diego Goretti, perché prima un errore di Cimini, poi la scivolata, però terzo posto, 54 punti e leadership della classifica. Ah, peccato, perché secondo me, stando con il gruppo, sentivo che ne avevo un po' di più, quindi sicuramente mi potevo giocare la vittoria. Sono stato stupido, appena mi sono messo davanti ho subito fatto 2 errorini, un po'... Ecco, devo migliorare un po' in questo, però dai, alla fine abbiamo comunque fatto terzi con la scivolata, quindi dai, sono contento.